Rieccoci tornati in studio per la seconda parte di Lunedì Sport. Come anticipato, parliamo di schermo ed in particolare di una realtà nata a Cuneo l'anno scorso, da pochissimo, quindi una realtà giovanissima ma che sta crescendo molto e che oggi è già una realtà consolidata per la scherma. Parliamo della Cuneo Scherma Academy. Abbiamo una folta rappresentanza di questa società nei nostri studi, con grande piacere. Allora, vado a presentarvi gli ospiti, partendo dal maestro, direttore tecnico Juan Pazzimino, ciao. Buonasera, ciao. Poi un altro istruttore, Simon Del Piano, ciao. Salve. E poi abbiamo alcuni giovani atleti, Jacopo Bragoli, categoria maschietti, ciao. Andrea Maino, categoria giovanissimi, ciao. E Francesco Mansur, allievi. Ciao, e Greta Starinieri, cadette, quindi anche una rappresentante femminile è importante. Poi parliamo con tutti voi della vostra stagione, delle vostre gare e di cosa, insomma, di come avete cominciato ad avvicinarvi a questo bello sport che è la scherma. Intanto con Juan parliamo invece di questa realtà che è nata da poco, su tua iniziativa, insieme ad altri. Avete fatto nascere questa iniziativa, questa realtà. Ci racconti come siete organizzati, come è nata anche? Insomma, siete già cresciuti, va bene, dall'anno scorso già parecchio. Se vuoi, insomma, farci un quadro di come siete organizzati e di cos'è la Cuneo Scherma Academy. Sì, questa è la seconda stagione per noi, è una stagione che è partita molto bene. Dall'anno scorso siamo cresciuti, appunto, abbiamo più o meno sui 40-50 iscritti, un vivaio importante di tanti ragazzi piccoli che stanno crescendo, e poi i ragazzi che sono qui con noi oggi stanno un po' trainando quel gruppo per farlo crescere. E noi siamo una realtà, appunto, che fa scherma. Il nostro obiettivo è far conoscere la scherma nel territorio, sviluppare un po' il nostro progetto, le nostre idee sulla scherma e sull'attività motoria, l'educazione fisica in generale. Sì, ambiziosi lo siamo, vogliamo crescere ancora, vogliamo portare risultati, ma vogliamo soprattutto fare scherma, fare sport bene. Certo, fare sport per i giovani. Poi parliamo anche dell'aspetto agonistico, che è importante perché siete reduci da un weekend importante di gare alla Spezia, poi ne parliamo. Ci spieghi anche dove siete, dove vi allenate, qual è la vostra sede, insomma, anche per chi fosse interessato. Sì, la nostra sede è via Quintino Sella 35, abbiamo una palestra che l'abbiamo ristrutturata da zero, diciamo, è una palestra fatta apposta per la scherma. Abbiamo due sale, una la occupiamo appunto solo per fare assalti di scherma, abbiamo un'altra che ci serve per la preparazione atletica. E, sì, diciamo che è una palestra molto ben fatta, con gli spogliatoi, docce, abbiamo tutta l'attrezzatura che ci serve per allenarci, per crescere. Certo, intanto mentre parliamo vediamo delle immagini che si riferiscono proprio all'attività che svolgete. E tu mi raccontavi prima che hai portato con te in questa nuova avventura, il primo anno, Simon, che è un istruttore, prima era un tuo allievo per tanti anni. Simon, non te lo vuoi proprio togliere di mezzo. Juan, vuoi sempre, insomma, continuare a lavorare con lui dopo gli anni da suo allievo. Com'è Sì. avvenuta insomma, questo coinvolgimento anche tu in questa nuova realtà e come ti stai trovando? Ma è iniziato tutto quando ero ancora appunto suo allievo e mi aveva chiesto se volessi aiutarlo appunto ad insegnare. E allora ho deciso appunto di intraprendere un po' questa via e sta portando anche un po' i suoi frutti, mi sta appunto appassionando sempre di più a livello appunto di insegnamento. Certo. E voglio appunto continuare un po' su questa strada, adesso da istruttore, poi in un futuro anche da maestro, Certo. appunto. Come, per quello che hai potuto vedere tu, come si sta organizzando, come sta crescendo questa realtà, come ti trovi in questa realtà e che realtà è? Un po' ne ha parlato Juan, una realtà che sta diventando importante, no, Cuneo? Sì, assolutamente. Ma io sono stato appunto, adesso che sono arrivato da poco, sono stato accolto a braccia aperte e appunto mi sto trovando molto bene. Il vivaio appunto c'è, come diceva appunto Juan, e sta crescendo appunto e
sono certo. contento, insomma. Tutti segnali positivi, Juan, sì. torno da te, prima di andare poi dai ragazzi a per parlare anche con loro, perché voglio che mi introduci un po' quella che è stata il weekend alla Spezia. Prima prova nazionale del 14, giusto? Come è andata? E so che c'è qualcuno, qualche ragazzo che è qua, che si è comportato molto bene, poi glielo chiediamo. Sì, diciamo che in generale i ragazzi si sono comportati molto bene. Io e Simon siamo molto contenti di come hanno tirato, di quello che hanno dimostrato in gara. È importante il risultato di Jacopo, che è riuscito ad entrare tra i primi 10 della gara nazionale, che erano più o meno sui 140 partecipanti. E lui è partito bene già dall'inizio di questa stagione, è arrivato terzo alla gara interregionale, dove c'erano atleti dalla Liguria, il Piemonte, la Toscana, che sono molto forti. E per lui è il primo anno come atleta agonista. E come dicevo, ha iniziato molto bene. Francesco è da anni che nel giro delle gare nazionali e regionali ha avuto i suoi buoni risultati. Lui adesso è una fase di crescita, no? Che deve ancora un po' svilupparsi fisicamente per arrivare più lontano, però certo. sono convinto che lui riuscirà. Andrea, che è qui con noi, è campione regionale e quindi anche lui ha degli obiettivi molto ambiziosi. E tutti gli altri ragazzi che si allenano in palestra si allenano molto bene prima e poi sono anche molto ambiziosi e sicuramente arriveranno i risultati, certo. basta solo lavorare. Certo, allora ce l'hai un po' presentato, quindi andiamo a fare due chiacchiere con loro, partendo proprio da Jacopo, perché insomma sei fresco di questo bellissimo risultato conseguito nel weekend alla Spezia, nono su quasi 150-140 partecipanti. Innanzitutto ti chiedo com'è andata, se ci racconti com'è andata la gara. Che emozione è stata per te avere questo risultato? Per me è andata bene. Ti chiedo di tenere il microfono un po' più vicino alla bocca, così ti sentiamo meglio, prego. Perfetto. Mi è piaciuto molto. Soddisfatto del nono posto, o forse potevi fare qualcosa in più? Potevo fare qualcosa in più. Però insomma è stata una bella emozione. Sì, molto bella. Una bella emozione, perfetto. Continuiamo, chiediamo anche a Andrea, ti ha presentato Juan, quindi anche tu, risultati importanti, come è iniziata la stagione per te? Ma è iniziata bene, con il settimo posto alla gara interregionale, poi alla Spezia, io con le gare nazionali non vado molto d'accordo e arrivo sempre sui 40, quindi a me va bene così. Cercherò la prossima gara nazionale di fare meglio, però sono soddisfatto. Soddisfatto, ma quindi c'è qualcosina che sì. ti è rimasto lì che potevi fare un po' meglio. Esatto. Cosa non è andato come volevi? Il più o meno, non so come spiegarlo, era un po'... Un po' teso, un po' emozionato. Sì, anche un po' moscio, devo dire. Più o meno. Juan approva questa tua analisi tecnica, quindi ci sarà da lavorare su questo aspetto. Sì, sicuramente, sì. Va bene, comunque risultati soddisfacenti e la stagione è ancora lunga e insomma ci sarà possibilità di migliorare. Francesco, parlava Juan del fatto che è un anno un po' particolare per te, chiedo anche a te come è iniziata questa stagione, quali sono i tuoi obiettivi? Allora, innanzitutto entrare nei 16 nelle gare nazionali, perché quest'anno diciamo che in quest'ultima gara sono arrivato circa 40esimo e potevo fare meglio. E altre gare interregionali comunque è andato abbastanza bene. Ok, parlavo Juan del fatto che è un anno importante, anche perché poi il prossimo anno giusto sarà con quelli un po' più grandi, quindi le cose inizieranno a essere anche un po' più magari complicate, difficili, insomma avrai a che fare con ragazzi anche più grandi. Come hai voglia insomma di confrontarti? C'è da lavorare tanto quest'anno, ma penso che tu abbia tanta voglia, no? Sì, sì. Benissimo, e poi abbiamo Greta, che è un caso un po' particolare perché lei è cadetta, giusto? Mi sembra la categoria, però tu non gareggi. Esatto. Per tua scelta tu ti alleni, ti piace allenarti e basta, senza partecipare alle gare. Ti chiedo insomma questa scelta e come ti trovi in questa realtà dell'Academy, Scherma Academy Cuneo? Allora, partendo dal fatto che io nello sport almeno non sono per niente una persona competitiva, quindi non c'è neanche qualcosa che mi spinge a gareggiare. Io ho iniziato Scherma 3 anni fa proprio perché mi sono detta wow, mi interessa, mi sembra un bello sport. E quindi niente, ho provato e
Diciamo che sì, mi trovo molto bene anche se non faccio gare, perché comunque è una mia scelta. Non ti mancano comunque le gare, anzi, no. Proprio questo aspetto che non sei così competitiva, ti piace di più allenarti. Esatto, okay. Non ho un obiettivo e da una parte, beh, può essere una cosa negativa perché uno può dire non hai un punto di arrivo, però in ogni caso ho meno ansia, anche perché io sono una persona parecchio ansiosa e quindi niente, mi fa comunque piacere. Comunque una scelta definitiva o magari passerai a gareggiare? Penso definitiva. Definitiva. In realtà. Juan, non la convincete? Vediamo, sarà dura, però penso che qualcosa riuscirà a fare. Però insomma è anche importante che ci siano persone che hanno piacere di praticare la scherma, di fare gruppo all'interno della società, anche se per scelta loro insomma non gareggiano. Anche per questo servite voi. Esatto, sì. Noi... Allora, a noi piace fare scherma, a noi piace fare sport, siamo contenti quando ci sono ragazzi e ragazze che vengono a fare scherma. Se poi decidono di fare agonismo oppure soltanto fare scherma perché si divertono, è anche una scelta loro e noi siamo anche disposti a continuare con loro il progetto. No? È importante l'agonismo, io sono stato un agonista di alto livello, ma condivido anche l'idea dei ragazzi che vogliono fare sport solo per divertirsi, che è anche giusto così. Simon, come si comportano questi ragazzi? Puoi parlare anche male se vuoi. Insomma, è bello trovarsi in mezzo a loro e provare a insegnare, a trasmettere qualcosa della tua passione, di quello che hai anche tu vissuto, stando dall'altra parte, da quella che è la loro parte in questo momento. Sì, no, certo. Devo dire che sono molto bravi. Li avete scelti bene. Sì. Per no, almeno rispettano comunque l'autorità in un certo senso che ricopro. Certe volte comunque sono anche loro ragazzi, a volte non ascoltano. Ma è giusto anche però così, insomma. Si fa il possibile, al massimo li si castagna un attimo. E no, appunto, io comunque cerco sempre di trasmettergli comunque la passione per questo sport, che comunque anche a me piace moltissimo. E spero che comunque qualcosa riescano a ricavarne anche con loro. Ecco, perché voi appunto siete innamorati di questo sport, Cosa c'è da insegnare in questo sport di così bello, soprattutto a voi che l'avete praticato, insomma, cosa spiegate ai bambini, ai ragazzi quando si avvicinano a questa disciplina? Ma innanzitutto il rispetto, io trovo che comunque il rispetto nella scherma sia una delle basi fondamentali, perché appunto nella scherma è appunto un capisaldo della scherma. Appunto. E per il resto comunque non mollare mai, appunto, perché in un assalto può succedere che si è di qualche punto sotto, certo. Sembra quasi che sia tutto finito, in realtà comunque non bisogna mollare fino in fondo. Insomma, dei valori e delle cose importanti, esatto, che servono anche nella vita. Poi, se c'è tempo, chiedo anche a te, che insomma l'hai praticato per tanti anni anche ad ottimi livelli, cosa c'è davvero di così speciale e magico nella scherma? Torno a fare due parole con i ragazzi. Jacopo, ricominciamo il giro da te. Greta un po' ce l'ha già detto, vi chiedo a voi quanto tempo fa avete cominciato a praticare la scherma e come mai, cosa vi piace, se è colpa tra virgolette dei genitori, se è proprio una vostra passione, insomma come è nata questa passione? Mi è nata perché mi interessava tanto giocare un po' con le spade, tutto, quindi cercavo uno sport che ti desse questa possibilità. Ho provato judo e scherma, mi è piaciuto molto di più scherma e ho scelto scherma. Ecco, cosa ti piace, cosa provi, che emozione provi quando sei in pedana, quando gareggi, insomma nel praticare la scherma? Ti dà tante emozioni? Sì, tante. Ok, e so che hai iniziato da poco a gareggiare, quindi rispetto a prima, quando ti allenavi e basta, cosa ti dà la gara? È un'emozione particolare? Sì. Cosa provi? Provo ansia. Che però ci sta un po', è anche giusto. Però è bello. Felicità, confrontarsi. Poi quando, non so, Juan, quando manca un po' quest'ansia vuol dire che qualcosa, finché c'è un po' di sana ansia è giusto. No? Esatto, che quell'ansia lì che è anche ti bella spinge avere un po' ad andare avanti. E poi no? Insomma sei alle prime gare, quindi sicuramente imparerai anche a gestirla un po' meglio. Intanto come inizio non c'è male, perché questo nono posto
subito ai nazionali è sicuramente importante. Continuiamo, Andrea, chiedo anche a te, come hai iniziato, come ti sei avvicinato a questo sport e cosa ti piace? Ma in realtà per caso, perché mi serviva da fare sport, perché non sapevo cosa fare il pomeriggio, e allora mia madre mi ha proposto la scherma, io l'ho provata e mi è subito piaciuta. Cosa ti piace in particolare? Al di là, insomma, del fatto anche di stare in compagnia, di conoscere nuovi amici, però cosa in particolare ti piace? Ma mi piace proprio lo sport, anche avere ora un fioretto tutto mio, tutte queste arbi, comunque è una bella cosa. Certo. Francesco, vengo anche da te, stessa domanda, tu hai iniziato un pochino prima, penso, non so, chiedo, perché sei un po' meno giovane di loro, quindi ti chiedo se quando hai iniziato e cosa ti è piaciuto? Ho iniziato circa 7-8 anni fa, e quindi ero abbastanza piccolo, prima di iniziare addirittura le elementari, e da piccolo guardavo molto i cartoni e soprattutto Zorro, e appunto quando sono arrivato a 6 anni, che mia mamma mi ha lasciato scegliere uno sport, ho voluto provare scherma, che mi è subito piaciuta e ho continuato fino ad adesso. Greta, tu ce l'hai un po' già detto, ti sei innamorata di questo sport, e, insomma, cosa c'è di speciale, cosa c'è di così allora, bello? Io avevo provato, prima di fare scherma, molti altri sport, da, non so, dalla danza classica all'acqua gym, davvero molte cose. Però quando davvero ho visto i cartelloni dicendo si può provare a fare scherma, ho detto mamma, proviamo, è il mio sport, e appunto ho provato e ho detto interessante, e da lì ho iniziato, e da lì c'è stato questo innamoramento per questo sport. Juan, torniamo sulla questione di prima, cosa hai, tu che la conosci molto bene questa disciplina, ne hai fatto una ragione di vita, insomma, vivi per la scherma e fai questo di lavoro. Cosa c'è di così speciale? Le regole ti insegnano il rispetto, c'è tanta tradizione, tanto, insomma, c'è tanto dentro la scherma. Anche se siamo abituati a vederla forse poco, solo quando ci sono, sappiamo, le Olimpiadi, le competizioni importanti, però la scherma, soprattutto, come diceva Simon, è uno sport che ti trasmette il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, rispetto dell'arbitro, rispetto anche dell'ambiente, no? Perché uno si allena in una sala scherma, deve rispettare non solo le persone che sono lì, ma anche tutto quello che fa parte di una sala scherma, no? Rispettare l'attrezzatura, rispettare il proprio fioretto, rispettare tutte queste cose. La scherma per me è bella perché prima è uno sport di combattimento, mi sono sempre piaciuti, però la parte particolare della scherma è che non c'è il contatto fisico, quindi uno sport dove tu devi dimostrare una certa aggressività ma non devi far male all'avversario. Certo. E quindi questa è una cosa che a me è piaciuto subito, ho provato judo, ho provato Muay Thai, però sempre era lì, cioè, il problema di infortunarti. Certo, no? Certo. Con la scherma ho trovato, diciamo, uno sport che è di combattimento, ma dove tu non ti fai male. No? Certo. Poi c'è tanta tradizione, no? La scherma si fa dall'antico Egitto, no? E quindi, come diceva Francesco anche, che si è innamorato perché guardava Zorro. Certo. I bambini hanno sempre questa passione per le armi, no? Per le spade. E forse anche per quello ho iniziato io. E quindi anche bello, come diceva qualcuno di loro, il fatto di avere la propria attrezzatura, tutto quanto, perché sono appunto cose di tradizione che poi uno si coccola e gli piace avere anche, indossare questi indumenti e avere l'attrezzatura, la propria spada, il proprio fioretto e tutto quanto. So che ci tenevi a parlare di alcune iniziative che avete nei prossimi mesi, sempre nell'ottica di crescita della società, di collaborazione con atleti addirittura stranieri del Sud America, giusto? Sì, sì, sicuramente tra gennaio e febbraio arriveranno degli atleti del Sud America che hanno scelto di allenarsi qui con noi. Loro faranno un giro per alcune palestre di scherma in Italia, e una di quelle sarà la nostra, perché loro poi si stanno preparando per il campionato sudamericano, quindi vengono in Italia per prepararsi al meglio, e con i nostri atleti sicuramente lo faranno. È una bella occasione anche per voi di confrontarvi con loro. Qualcuno ha parlato del fatto che l'ha conosciuta nelle scuole, anche questa. Voi andate anche un po' a fare questi corsi, a farvi conoscere nelle scuole, è anche importante. Sì, collaboriamo con tante scuole, collaboriamo anche con il liceo sportivo di Cuneo, quindi lì facciamo anche scherma come parte del programma formativo degli allievi.
e abbiamo anche tanti contatti con le scuole elementari del territorio, quindi certo. Lì iniziamo a far conoscere la scherma e molti bambini poi scelgono di venire a fare scherma da noi. Molti di loro hanno provato a fare scherma a scuola nelle elementari, lì si sono innamorati perché hanno conosciuto veramente com'è lo sport e poi continuano in palestra certo. E si allenano. Ecco Simon, percepite voi che siete nell'ambiente, quanta voglia c'è di fare scherma, di avvicinarsi a questo sport da parte dei ragazzi più giovani? Ce n'è di più rispetto a una volta? Insomma, che differenze constatate? Cosa si può dire? Ma sicuramente diciamo che quando più ci si avvicina alle Olimpiadi iniziano a arrivare sempre più da... Sì, esatto, magari vedono come funziona, vedono certo. Qualche assalto in TV e da lì corrono appunto a provare, perché vedono appunto fioretti, spade, vogliono immedesimarsi certo. Anche loro. Ok, abbiamo ancora non tantissimo tempo, ma un po' ce l'abbiamo. Io faccio ancora un ultimo giro con i ragazzi. Vi chiedo, i prossimi impegni quali sono? Jacopo? Saranno... Se non lo sai chiediamo a Juan, non è un problema. Faremo una gara a squadre questo weekend. Ok. L'obiettivo della stagione è crescere con tante gare, superare un po' l'ansia magari. In televisione magari dovrai venire ma più in là, quindi l'ansia da televisione non ce l'avrai, quindi stai tranquillo da quel punto di vista. E ti chiedo anche se hai un modello, un idolo, qualcuno che guardi in TV e dici voglio diventare come lui? Focconi. Ok. È un sogno? Ce l'hai? Olimpiadi magari? Speriamo in grande? Olimpiadi. Lo dice sempre. Lo dice sempre, quindi Juan dice che è effettivamente così. Passiamo il microfono ad Andrea, anche per te stessa domanda. Prossimi impegni, prossimi obiettivi per la stagione che abbiamo detto è all'inizio e poi i sogni. Il mio obiettivo è vincere di nuovo il campionato regionale per mantenere il titolo che avevo già vinto l'anno scorso. Ecco, io il mio idolo è Focconi, sia perché è molto bravo e ha vinto a Tokyo la gara individuale, ma sia anche perché ha le mie stesse scarpe, però di colore blu. È lui che ha le tue stesse scarpe, non tu che hai le sue, ricordiamo. Sì, è nato prima lui, quindi sì. Continuiamo, Francesco, obiettivi stagionali, idolo, modello. Gli obiettivi più o meno li ho già detti, magari andare un po' meglio nelle gare regionali, interregionali. Okay. E il mio idolo è Giorgio Avola, perché ha una tattica abbastanza particolare e a quanto pare funziona. Mi sono dimenticato di chiederti anche il sogno, forse l'hai detto, me lo sono perso. Olimpiadi anche tu? Sogniamo in grande? Sì. Ok. Poi sono tra poco le Olimpiadi il prossimo anno, quindi insomma avrete la possibilità anche di guardarlo e di sognare. Anche per te il sogno, Francesco, Olimpiadi anche per te? Sogniamo... Ma prima, dopo tanto strada, vorrei avere risultati buoni nelle nazionali, okay. Sul podio o qualcosa del genere. Insomma, piedi per terra, un passo alla volta. Son filosofie diverse, ma van bene tutte. Greta, tu hai, non so se ce l'hai anche tu, un idolo, qualcuno che guarda in televisione e anche nel femminile sicuramente, che insomma siamo fortissimi come nazionale nella scherma, e anche a te chiedo se c'è un sogno, anche se magari nel tuo caso il sogno è far le gare, ma non penso. No, in realtà no, non far le gare. Il sogno principalmente per me è divertirmi, perché mm-hmm. faccio scherma appunto per divertirmi e magari anche per migliorare, chi lo sa. E, niente, se devo proprio dire un idolo, in realtà non guardo nessuno in TV, però diciamo più per il messaggio che porta, magari Bebevio. Ah, ok. Assolutamente, un bellissimo esempio da seguire, hai fatto bene a dirlo. Mi fanno gestacci della regia perché siamo già oltre il tempo, quindi dobbiamo chiudere. Io vi ringrazio, ringraziamo gli ospiti della Cuneo Scherma Academy, Juan Pazzimino, grazie a voi. Simon Del Piano, grazie. Grazie i ragazzi Jacopo Bragoli, Andrea Maino, Francesco grazie. Mansur e Greta Starinieri. Scusate, non riesco a fare parola a tutti per salutare perché siamo davvero in chiusura. Vi ricordo ancora l'appuntamento di domani con la serata pallavolo, martedì sera alle ore 21, sintesi della partita di Serie A2 maschile tra VBC Mondovì e Siena, vinta da Siena per 3-0. Grazie ancora,
Buone feste, buon anno e buone feste e buon anno a tutti i nostri telespettatori, perché questa è l'ultima puntata del 2019. Noi torniamo poi con Lunedì Sport nel 2020. Arrivederci, buona serata.